Con questo video tutorial approcciamo per la prima volta la redazione e pubblicazione di un articolo. E per fare questo consideriamo la guida che è stata inserita in formato PDF come materiale di appoggio a questo corso. Immaginiamo di voler scrivere una circolare tipo quella che è riportata sulla guida stessa. Ecco, non curatevi su della data, no? Perché per mantenere fedeltà alla guida, io ho ripreso esattamente l'articolo che è proposto nella guida stessa ed è datato giugno 2011, però quella che ci interessa è la procedura. Ecco, noi immaginiamo di avere di fronte una circolare semplice di questo tipo, vedete che non ha allegati, ha una sorta di intestazione che poniamo centrata, un numero di protocollo, dei destinatari, un oggetto. E poi un testo che si sviluppa qua, no? Venerdì 17 giugno si terrà l'ultimo collegio, eccetera. E poi abbiamo nome, cognome e una firma che è il dirigente scolastico. Una cosa mi preme sottolineare: per poter fare facilmente la riproduzione esatta della circolare nel nostro articolo WordPress, è opportuno avere utilizzato la stessa strategia che abbiamo visto per scrivere documenti ben formati, cioè l'uso degli stili al posto dell'uso degli strumenti di formattazione, ad esempio presenti in Word piuttosto che in OpenOffice. Quindi in realtà questo, ad esempio, no, che è la parte più significativa, la parte del testo, non è nient'altro che uno stile normale che al suo interno, no, contiene anche un elenco puntato. Bene. Questa è la nostra sorgente Word, per così dire. Andiamo adesso sul nostro sito e vediamo come muoverci per creare il nostro primo articolo. Ci colleghiamo, andiamo in amministrazione. Ed eccoci. Qua nel nostro pannello di amministrazione, prima cosa, nuovo, nuovo articolo. In alternativa, articoli, vedete, aggiungi nuovo. Entrambi i passaggi portano a questa videata. Cosa deve comprendere inizialmente questo nostro, diciamo, editor di scrittura? Deve comprendere un spazio per il titolo, uno spazio per l'editor del testo, poi abbiamo in automatico il box eventi. Abbiamo quello di pubblicazione, la categorie, i tag. Manca qualcosa di molto importante che è poi parte integrante del nostro modello, che è un riassuntino. Allora clicchiamo su impostazioni schermo e selezioniamo anche la voce riassunto. Già che ci siamo, selezioniamo anche la voce discussione nel caso noi non vogliamo consentire commenti al nostro lavoro. Bene, chiudiamo impostazioni schermo e vedrete che qua troviamo il riassunto e più troviamo il boxettino per la discussione. Andiamo sulla nostra circolare, no? L'oggetto collegio dei docenti. Copiamo collegio dei docenti e andiamo a inserirlo qua come titolo del nuovo articolo. Certamente il titolo Collegio dei Docenti non è tale da determinare in modo univoco la nostra circolare, allora io aggiungerei magari Collegio dei Docenti il giorno in cui si effettua, no? Che è il 17 giugno. Allora andiamo a migliorare il titolo, il 17 giugno. Poi, fatto questo, non abbiamo che da ritornare qua. E vediamo, no, la prima cosa, ci copiamo l'intestazione. Selezioniamo l'intestazione, CTRL-C, andiamo qua in modalità visuale, CTRL-V e abbiamo scritto il nostro primo pezzo del nostro articolo. Peraltro, se andiamo a voler centrare, no? Conviene prima fare un invio in modo da spostarsi come paragrafo e vedete se io torno sull'elemento precedente e vado a cliccare il pulsante allinea al centro, in automatico ecco che il nostro articolo è stato allineato al centro. Poi proseguo, la parte successiva in realtà in questo caso è semplicemente
indicata come testo a seguire, vedete non ci sono dei particolari elementi di stile, io me le seleziono tutto fino alla, magari, diciamo, firma esclusa. Ctrl C, copiato, torno qua nel mio editor, Ctrl B. E vedete che molto fedelmente è stato riportato tutto. Adesso ripeto, non andiamo nel particolare del codice, ci accontentiamo in questa primissima fase semplicemente di editare un articolo con gli strumenti che ci mette a disposizione l'editor di WordPress, quindi senza neanche nessun approfondimento particolare né di codice né di grafica o di variazione di grafica. Ritorniamo qua, ci pigliamo anche la firma ed ecco. Ctrl C, ancora andiamo qua, Ctrl V. La firma la poniamo che la vogliamo centrata e il nostro lavoro è fatto. Ecco che la nostra circolare è pronta. Che cosa occorre? Di cosa deve essere corredato il nostro primo articolo? Beh, deve essere corredato di qualche elemento che sono poi i cosiddetti microcontenuti. Ad esempio nella guida vedete che sono riportati, no? Trovate anche le categorie, trovate i tag e trovate anche una sorta qua di riassuntino. L'ultimo collegio dei docenti dell'anno, fissato alle 14:30 del 17 giugno, tratterà degli adempimenti di fine anno, degli esiti degli scrutini e degli esami di Stato. Vedete su qua, questo io non l'ho riportato nel testo in modo chiaro, però è un qualcosa di simile che noi possiamo andare a inserire nel nostro riassunto. Adesso non ricordo esattamente, comunque lo scrivo in qualche modo, il collegio dei docenti di fine anno è fissato per le, ci sono le ore, sì, per le ore 14 e 30, vediamo se anche dove, nell'auditorium. Qui potevo mettere il giorno, beh, se non avessi messo qua che è il 17 giugno, qui avrei dovuto scriverlo perché l'insieme del titolo con riassunto deve dare la completezza dell'informazione. È già stato messo sopra, posso anche non riscriverlo perché è già presente nel titolo. Poi aggiungo tratterà di che cosa? Dell'andamento degli scrutini e della consegna delle schede fine anno scolastico delle schede e degli esami di fine ciclo. Poi se uno vuole essere più completo mettere anche l'altro, però il riassunto deve essere breve. Le schede ai genitori magari scriviamo, così è più chiaro, così anche i genitori se leggono, no, capiscono meglio a cosa si tratta. Insomma, il riassunto come microcontenuto, in questo caso fin dei conti il testo era abbastanza breve, per cui il riassunto quasi coincide col testo. Immaginiamo anche testo più lungo, poche parole per dire le cose essenziali e se ci sono degli eventi, inserirli con data e con luogo. Bene, questo l'abbiamo fatto. Cosa possiamo fare? Per mettere i commenti dipende dalla vostra scuola. Se la vostra scuola vuole lasciare a disposizione, si espone però anche a un lavoro supplementare, perché se uno lascia liberi i commenti ci deve essere anche qualcuno poi che risponde, che li modera. Spesso le scuole questo non lo fanno e quindi deselezionano la possibilità della discussione e del commento all'articolo stesso. Poi, cosa importante è a chi si rivolge questa circolare. Beh, è una circolare, sicuramente, che deve essere letta dai docenti e dai genitori, fondamentalmente, riguarda soprattutto loro e potrebbe riguardare gli studenti per quello che riguarda anche le schede di fine anno, poi effettivamente gli studenti sono poi parte in causa, no? Abbiamo gli scrutini, abbiamo le schede, abbiamo informazioni sugli esami di fine ciclo. E quindi può essere opportuno che vengano informati di questo incontro.
fatto tutto, beh, rimarrebbero i tag. I tag sono poi, in fin dei conti, descrittori di che cosa parla questa circolare. Beh, parla sicuramente della valutazione, quindi degli scrutini, però a livello di più che altro di andamento, vediamo nella guida che cosa avevamo consigliato, no? Collegio dei docenti, esami, scrutini, qui c'è un errore che poi va sistemato. Va bene, in questa nostra prova facciamo lo stesso. Quindi esami, collegio docenti, scrutini. Tag importante, così ogni qualvolta, no, noi avremo un collegio docenti, in automatico avremo l'estrazione di tutti le circolari che fanno riferimento al collegio. Lo stesso vale per gli esami. Aggiungi. Abbiamo messo tutto. Cosa ci può ancora rimanere? Ma un evento, ma più che un evento, questo è un calendario, quindi non metterei evento, perché sennò andrebbe appuntato nel nostro, ma mettiamolo, va, giusto per vedere che cosa capita, no? Viene appuntato il nostro calendario. Allora, indichiamo che il giorno, quando era 17 giugno, adesso qui è un po' lontano, però del 2011, vabbè, facciamo soltanto vedere come si fa, magari cambiamo data, no, 17 giugno del 2011, vabbè, andiamo a inserirlo un po' a ritroso, poco ci importa, era un venerdì, da che ora a che ora, dalle 14:30. Si apre questo calendario. Se noi andiamo con Shift tasto sinistro, riusciamo a andare indietro, invece con tasto sinistro andiamo avanti. 14:30, ok, 17, no, 16:30, perché era di 2 ore. Benissimo, direi che l'abbiamo inserito e adesso lo possiamo pubblicare. Vediamo cosa capita. Agli effetti della nostra pubblicazione, se noi andiamo qua sul nostro sito, non lo vediamo, lo vediamo direttamente in home page come notizia completa, ma noi dobbiamo ancora personalizzarla. E l'home page, ricordate che è uno degli argomenti finali poi di questa settimana e sarà dedicato un nuovo video tutorial. Attualmente il tutto qua è inserito un po' come se fosse un blog, quindi notizie cronologiche dall'alto in basso, ma presto personalizzeremo anche l'home page. Ma quello che interessa è che questa informazione deve essere in circolari, in docenti, eventi. Clicchiamo su circolari e vedete che la trovate col suo riassunto. Clicchiamo in docenti e vedete che la troviamo col suo riassunto. Deve essere presente in genitori. E vedete che la troviamo. Non deve essere presente in personale ATA e non la troviamo. Ritorniamo a quella in genitori, vedete che si è formato in automatico l'archivio e vedete che se io clicco in corrispondenza della notizia, data di pubblicazione, sbagliata, ma perché in realtà stiamo parlando di un evento passato, e poi clicchiamo adesso sulla notizia stessa, vedete che la troviamo, è stata sistemata col suo riassuntino. Vediamo dove è collocata e vediamo a quali argomenti si riferisce. Se io clicco su scrutini, troverò tutto l'archivio, vedete, delle notizie, delle informazioni che sono state etichettate con nome scrutini. E l'unica, però se ne avessimo anche altro, sarebbe stata presente insieme ad altri.